portami all'Hotel Minerva di Assisi. Ecco le indicazioni per Hotel Minerva Assisi. Un caro saluto a tutti, piccolo grande equipaggio di Alfa Sierra. Siamo sulla 1, l'autostrada che ci sta portando ad Assisi. Andremo a visitare tante belle cose ad Assisi, terra di San Francesco, terra di Santa Chiara, e domani andremo sul monte Subasio, quel bellissimo monte dove Assisi è proprio alle pendici, un monte che è stato reso famoso anche dalla radio, perché no? Radio Subasio, non so se l'avete mai ascoltata. Radio Subasio! Possiamo vedere anche il Monte Subasio che domani, come abbiamo detto, andiamo a visitare. Si comincia a visitare Assisi e le sue bellezze. E qui siamo davanti all'Abbazia di San Pietro. Beh, per parlare di Assisi, per descrivere tutte le bellezze di Assisi, non basterebbe sicuramente un'ora di video. Vicolo Venanzi. Siamo nella piazza inferiore di San Francesco ed è bellissima. E vedete dietro di me una coda enorme per andare a vedere molto probabilmente le spoglie del santo. Devo dire che l'uso della sicurezza qui sembrerebbe spiccato. Infatti abbiamo visto molti addetti appunto alla sicurezza che incitano le persone a mettere la mascherina anche all'aperto. Dietro di me la Basilica Papale di San Francesco, nella sua immensa bellezza. Io qui ad Assisi ci sono stata nel 1995, prima del tragico evento, prima del terremoto, prima di quella triste, dolorosa ferita che colpì sì l'Italia, ma colpì veramente tutto il mondo. E devo dire che oggi mi fa un certo effetto e la rivedo bellissima, esattamente come l'avevo lasciata. Dietro queste mura c'è il bosco di San Francesco, appartenente alla Basilica proprio papale di San Francesco. È un bosco millenario che fino a qualche tempo fa era impenetrabile, poi successivamente Fai lo ha riorganizzato e quindi adesso è diventato un percorso turistico che si può percorrere con un contributo di 5 euro. Thank you.
percorriamo via Santa Croce. Beh, sono veramente affascinanti questi vicoli, solo il percorrerli ti riporta veramente nel passato, nel Medioevo. E c'è da dire che, come avete visto, mi trovo molto più a mio agio con le mie belle scarpe da trekking. L'antico tempio di Minerva, costruito 40 anni prima la nascita di Cristo, fu trasformato poi nel Medioevo in chiesa cristiana. E questo è uno dei tanti esempi di quello che è stato il cristianesimo a susseguirsi dell'impero romano. Questa che vedete è la chiesa nuova di San Francesco, eretta proprio in prossimità della casa paterna del santo. E quello che vedete è il monumento dei due genitori. Assisi è tutto un vicolo, oltre che ad essere piena di chiese, piena di basiliche, ma i vicoli sono veramente tanti. Quella che vedete è la Rocca Maggiore di Assisi e fu eretta nel 1300 a difesa del luogo. Un processo inevitabile di stabilizzazione che si è concretizzato dopo la caduta dell'Impero Romano e per tutto il periodo del Medioevo con l'affermarsi del cristianesimo. E un esempio è stato proprio quel tempio di Minerva inglobato nella basilica. Ecco, il cristianesimo che affonda l'Impero Romano e si impone quale religione, quale legge, quale civiltà. E adesso un po' di relax, prima di andare, come spesso accade nei nostri Alfa Sierra, a gustarci qualche piatto tipico del posto. E sulle note di Radio Subasio ci siamo fermati a mangiare un boccone alla trattoria Il Norcino, qua ad Assisi, con un bel vino rosso e sicuramente un bel tagliere di salumi tipici del posto. E ora gustiamoci questi strangozzi al tartufo, buonissimi! E dopo questa splendida cena alla taverna del Norcino, torniamo all'hotel Minerva perché domani ci aspetta l'escursione
sul monte Subasio, che vi consiglio di guardare. Buonanotte!